Il giorno e la storia. Oggi è l'11 agosto. ...1934. Il carcere militare di Alcatraz diventa penitenziario di massima sicurezza. 1953. Muore Tazio Nuvolari. 1919. Germania. L'Assemblea Nazionale promulga a Weimar la nuova Costituzione. Commenta il fatto del giorno Massimo Martinelli, direttore de Il Messaggero. La risoluzione 1701 che rilancia l'attività dell'UNIFIL, fondamentale per consentire una convivenza civile, serena, di pace in un paese martoriato come il Libano. Agosto 1952. Hussein bin Talal succede al padre sul trono del regno hascemita di Giordania. Indirizza i suoi sforzi alla modernizzazione del paese, dotandolo di infrastrutture economiche e industriali, e nel marzo del 1956 si disfa delle ultime vestigia del colonialismo europeo, sostituendo tutti gli ufficiali inglesi dell'esercito con ufficiali giordani. Unico fra i leader arabi dell'epoca, già nei primi anni 60 avvia contatti riservati con Israele alla ricerca di una normalizzazione dei rapporti fra i due paesi. Nonostante ciò, nel 1967 partecipa alla guerra dei sei giorni, in seguito alla quale perde i territori della Cisgiordania e di Gerusalemme Est. Nel 1970, con un'azione di forza che causa moltissimi morti, ricordata in seguito come il Settembre Nero, Hussein espelle le milizie dell'OLP dalla Giordania. Nel 1994 arriva finalmente il trattato di pace con Israele. Dopo aver designato il suo primogenito Abdallah come suo successore, Re Hussein muore di cancro il 7 febbraio del 1999. Agosto 1953. Muore Tazio Nuvolari, motociclista e pilota automobilistico. Autista di ambulanze durante la Prima Guerra Mondiale, il mantovano volante è l'ultima leggenda della storia dell'automobilismo. In 30 anni, fra auto e moto, Nuvolari disputa 353 corse, conquistando 105 vittorie assolute e 77 di classe, e facendo registrare per 100 volte il giro più veloce. È 7 volte campione italiano e conquista 5 primati internazionali di velocità, stabilendo nel 1935 il record dei 330,275 km orari. Ai suoi funerali partecipano più di 50.000 persone. Ehi, ma cosa crede di essere, Nuvolari? Parte l'ultimo equipaggio di questa edizione della Trieste Omni. Dopo pochi chilometri la rotta sembra ristretta agli equipaggi mantovani. Quello guidato da Tazio Nuvolari su Bugatti e l'altro di Mazzacurati e compagnoni anch'essi su Bugatti. Da segnalare ai compagnoni, il giovane meccanico che pare sia riuscito a riparare e modificare la Bugatti 4 cilindri del Vigna Mazzacurati senza ricorrere alla casa francese. È in testa, davanti al volante. Manca meno di un chilometro all'arrivo. La corsa si è tenuta sul filo di 90 all'ora. Inspiegabilmente la Bugatti di compagnoni rallenta, forse un guasto. Nuvolari passa in testa e taglia primo il traguardo. La Bugatti che avevo riparato io, a 500 metri dall'arrivo, aveva già 11 secondi di vantaggio su Nuvolari. E poi ha sbielato. Nuvolari aveva notato che andava bene e che era finita abbastanza bene. Allora ha cominciato a mettere l'occhio sulla mia persona, e cioè dopo questa macchina mi ha detto se volevo andare con lui. Io quando correvo prendevo nota di tutto, e anzi corsa per corsa, come questo libro ho tutto scritto, Gran Premio di Monte Carlo, Alessandria, Tripoli, corsa in Germania, Nürburgring, Germania,
Reims. A Reims questa Maserati ce la diede Maserati un prezzo speciale. Abbiamo caricato questa macchina da corsa Maserati 3 litri, siamo andati a Spa in Belgio, a Francorchamps. Però questa macchina Maserati aveva bisogno noi di lavorarci dietro parecchio. Abbiamo fatto la messa a punto che la corsa non abbiamo potuto provare. Difatti la corsa era a mezzogiorno della domenica. Noi siamo arrivati lì che era quasi le 11 con la macchina finita. Però non avevamo mai girato in allenamento, Nuvolari non aveva mai girato. Partono 33 macchine e la nostra macchina era l'ultima perché non avevamo girato. E noi spingiamo come niente la nostra macchina lassù. Quando siamo passati vedendo Nuvolari con questa macchina, anzi quelli di Beguati un po' ridevano. Difatti mettiamo in fila queste macchine, siamo al momento della partenza, l'autoparlante dice 2 minuti alla partenza. Allora avviene un momento solenne, dicono silenzio, c'è un gran silenzio, Nuvolari seduto sul serbatoio della macchina e i piedi sul sedile, io sono lì pronto per mettere in moto perché l'avviamento era a mano, è vero, mi dice chiama Medeo, Medeo era il meccanico di Varzi, e allora io gli dico Petteo, perché noi la chiamavamo per soprannome Petteo, Petteo! E lui dice, chiama Varzi, e Nuvolari gli dice, oi Legora, perché il soprannome di Varzi, noi le diciamo Legora, e Nuvolari sarebbe stato il cane delle preghiere sempre, lui diceva. Oi Legora, appena partiti, gli dice Nuvolari, titte da una parte in veroneso, titte da una parte. E allora difatti, lì, un momento solenne, difatti, danno il via, Nuvolari comincia subito lì a sguinzagliare, ne fa fuori già 3 o 4 prima che le macchine si partissero, no? E poi danno il via, difatti dopo 5 chilometri le ha già fatte fuori tutte, no? Compreso Varzi, Siron, tutta la squadra. Agosto 1934. Il carcere militare di Alcatraz viene convertito a penitenziario federale di massima sicurezza. La casa di detenzione, situata in un'isola della baia di San Francisco, diventa famosa per l'estrema rigidità di trattamento nei confronti dei detenuti, tanto che nei 29 anni di vita del penitenziario, la fuga dal carcere sarà, ad eccezione di un caso, vana. Agosto 1928. Nasce a Trento Beniamino Andreatta, economista e politico, fra i fondatori del Partito Popolare e dell'Ulivo. Laureato in giurisprudenza nel 1950, studia poi economia e inizia una brillante carriera universitaria. Alla sua scuola si formano alcune delle maggiori personalità del mondo politico ed economico italiano, come Romano Prodi e Mario Draghi. Andreatta si avvicina alla politica come consigliere di Moro e viene eletto deputato della DC dal 1976 al 1992. Da ministro del Tesoro gestisce con fermezza tanto lo scandalo P2 quanto quello dello IOR e del Banco Ambrosiano. Nei primi anni 90, sulla scia di Tangentopoli e la scomparsa della DC, Andreatta assume un ruolo politico determinante, prima come capo dell'ala più progressista del Partito Popolare e poi come ispiratore dell'Ulivo. Da ministro della Difesa nel primo governo Prodi attua una serie di riforme importanti, fra cui l'abolizione della leva obbligatoria.
Il 15 dicembre del 1999, nel corso di una seduta parlamentare, ha un grave malore e finisce in uno stato di coma profondo, dal quale non si riprenderà più. Andreatta muore il 26 marzo del 2007. Agosto 2006. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approva all'unanimità la risoluzione 1701 con cui si chiede la cessazione delle ostilità iniziate il 12 luglio fra Israele e milizie sciite libanesi di Hezbollah e il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Sebbene la risoluzione imponga il cessate il fuoco a partire dal 14 agosto, le ostilità cesseranno effettivamente l'8 settembre con il ritiro della marina militare israeliana dalle coste del Libano. Quindici anni fa la firma di questa importante risoluzione rilancia l'attività di peacekeeping della missione UNIFIL in Libano. È una missione che è volta a portare sollievo, a portare aiuto, a portare solidarietà a un popolo che è martoriato da decenni da guerre intestine che interessano tutta quell'area. Al comando della missione c'è un generale italiano, il generale Del Col, il generale di divisione Del Col, il quarto italiano a guidare questo tipo di missione, e penso che sia importante parlarne perché in un periodo in cui le forze multinazionali di pace stanno abbandonando l'Afghanistan al proprio destino, gli Stati Uniti si stanno ritirando, gli italiani stanno facendo la stessa cosa, così come anche i francesi, è importante parlare invece di un esempio virtuoso come quello della missione UNIFIL a guida italiana. Agosto 1919, Germania. L'Assemblea nazionale riunita a Weimar promulga la nuova Costituzione tedesca. Essa prevede una Repubblica federale, con il territorio suddiviso in 17 Länder, un Reichstag eletto a suffragio universale, con il sistema proporzionale, cui spetta il potere legislativo, la possibilità di promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare, un presidente del Reich eletto direttamente ogni 7 anni, cui spetta il potere esecutivo, la nomina del cancelliere, la guida dell'esercito. Per la prima volta anche le donne hanno il diritto al voto e i sindacati ottengono competenze importanti che possono migliorare la condizione dei lavoratori. Agosto 1892. Nasce a Cerignola, in Puglia, da una famiglia di braccianti agricoli, il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. La sua attività politica e sindacale inizia a 15 anni, quando è fra i promotori del Circolo Giovanile Socialista di Cerignola. Socialista, poi iscritto al Partito Comunista, soldato nella Prima Guerra Mondiale, antifascista militante, in esilio durante gli anni del regime mussoliniano, Di Vittorio è volontario antifranchista nella guerra civile spagnola. Nel 1943, alla caduta del fascismo, è fra i fondatori della CGIL unitaria. Nel 1946 viene eletto all'Assemblea Costituente. Dal 1944 fino alla morte, avvenuta nel 1957, Giuseppe Di Vittorio ricopre la carica di segretario generale della Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori. A 30 anni dalla morte, si può rispondere alla domanda perché Di Vittorio è diventato un simbolo e che tipo di simbolo? Io risponderei così: è stato il simbolo di tutta un'Italia oppressa che s'alzava in piedi e che poneva il problema del suo riscatto e della sua emancipazione. In questo senso materializzava anche proprio l'immagine del bracciante analfabeta, addirittura il famoso episodio di lui che scopre il vocabolario, lo ricordiamo tutti, no? Come il luogo dove trovare poi la spiegazione delle parole, l'ansia della cultura. Ecco, ma lui, appunto, l'ex bracciante, poi è stato l'uomo capace di parlare alle categorie più diverse, gli statali,
gli agenti di pubblica sicurezza, lui che veniva da lotte sociali e politiche atroci. Sì, pensionati. I pensionati, ecco. Pensionati. Io ci sento un po' qualche cosa di cui discutiamo proprio oggi, forse anzi che stiamo scoprendo oggi, come ne parlava gli anziani, un mondo, cioè non solo il momento del lavoro, ma quello che veniva dopo il lavoro. Quindi questa capacità di cogliere un po' il complesso della figura e della vicenda umana. Il piano del lavoro caratterizza il secondo congresso della CGIL. E la nota che io ricordo è che una sera, in una riunione, arrivò Di Vittorio e ci espose il piano del lavoro. Ecco così, ecco. E noi rimanemmo tutti colpiti, insomma, perché l'idea era grande, era fascinosa, insomma. In fondo completava, ecco, il ruolo che la CGIL aveva svolto nella ricostruzione del paese. Siamo agli inizi degli anni 50. Il paese comincia a riprendersi. Per riprendersi ha bisogno ancora, insomma, di tutto il concorso delle forze che hanno conquistato la democrazia. La situazione politica non consente questo tipo di collaborazione, invece è il sindacato che offre questa via, perché una cosa che meravigliò allora, ma fu subito accettata e che poi dopo successivamente è stata materia di polemica, è il fatto che Di Vittorio disse: se queste nostre impostazioni vengono accettate, il sindacato è disposto a collaborare col governo che attua questo piano del lavoro. Di Vittorio ha vissuto anche momenti drammatici, ricordo per esempio gli anni delle sconfitte sindacali, la più grave della quale alla Fiat, quando la FIOM perse la maggioranza. Ecco, lui come reagì a questo colpo? Devo dire la verità che reagì molto bene, in grande. Evidentemente c'era in quella vicenda anche qualche cosa che esprimeva un ritardo grave del sindacato che era diretto da lui e di cui lui era un esponente molto forte. Però mi sembra che lui ebbe la grande qualità di aprire, di dare la via libera alla discussione e alla ricerca critica, che infatti poi si sviluppò negli anni che seguirono, il 56, il 57, in modo molto ampio dentro il sindacato. Non solo non fece ostacolo, ma io direi che la spinse avanti. Non si arroccò assolutamente. Assolutamente. E direi che in questo modo aprì anche la strada poi alla formazione di un nuovo gruppo di lavoro.